Attraversando città e borghi minori dalla costa all'entroterra e posti ad altitudini differenti, rappresenta un vero e proprio museo del paesaggio e delle tradizioni e la strada regia delle Calabrie, 260 chilometri da Napoli a Castrovillari e tocca diversi comuni valdianesi. Ieri a Roma c'è stata la presentazione del progetto Archeocammino, la strada regia delle Calabrie, frutto di un protocollo d'intesa tra Archeoclub d'Italia e i comuni interessati dal cammino. L'accordo prevede una serie di attività che mirano a valorizzare la strada che attraversa decine di comuni dalla profonda valenza storica, archeologica e artistica. Qua tocca Auletta, Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono. È un'occasione importante per aumentare l'offerta turistica del territorio e a Roma ieri c'erano i comuni di Auletta, Montesano sulla Marcellana e Polla. La strada regia delle Calabrie è un'antica via di comunicazione realizzata in epoca borbonica tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento e che ricalca in parte il tracciato della più antica via Popilia di epoca romana. Parte da Napoli e giunge a Reggio Calabria attraversando le regioni Campania, Basilicata e Calabria e rappresenta una testimonianza storica delle infrastrutture e dei rapporti nelle comunità del meridione d'Italia. Per la prima volta siti archeologici di epoca romana, centri medievali e beni culturali del Settecento e dell'Ottocento vengono riscoperti da Archeoclub d'Italia e inseriti nel progetto di turismo culturale Archeocammino. La strada regia delle Calabrie, una rete di 44 città e piccoli borghi coinvolti nella promozione di un patrimonio storico sconosciuto e sorprendente.